Ministra, signore, ma vogliamo venire dritti a te, signore. Vogliamo che tu tocchi il nostro cuore questa mattina, signora, ci faccia capire quali sono veramente le cose importanti, signore, e cioè il tuo amore, padre, quello che ci doni, signore, quello che ci fai sentire ogni giorno, signore. Vogliamo sentire la tua presenza ogni giorno di più, signore. E noi siamo qui adesso per lodarti, signore. Ti preghiamo per la parola che ascolteremo oggi, signore. Ungila, signore, come ti chiediamo di ungere la nostra lode, signore. Grazie Padre per ogni cosa, Signore, grazie per quello che sei, nel nome di Gesù. Amen. Me. E lo canterò, lo dirò.
dichiarerò, era vero, tu sei vero. Ti celebrerò, non mi stancherò, sapendo che tu sei con me. E lo canterò, lo dichiarerò, era vero, tu sei vero. Ti celebrerò, non mi stancherò, sapendo che tu sei con me. Grande il Signore, alleluia. Vogliamo continuare a dare lode al Signore. Facciamo sentire ancora nei cieli che qui c'è una chiesa che prega, che loda un Dio forte e potente. Iniziare ad adorare il Signore. Ogni giorno il Signore rinnova le sue benedizioni, dice la parola. E noi crediamo che ancora in questo giorno ci saranno nuove benedizioni. Crediamo che ogni giorno il Signore dà sempre, sempre, sempre cose nuove senza mai stancarsi. E noi dobbiamo veramente ringraziare Dio per questa cosa. Quindi siamo qui perché lo vogliamo adorare, per ringraziarlo, per veramente vedere quello che Lui è per noi. È quel punto di riferimento, è l'essenza della nostra vita.
noi vogliamo veramente con tutto noi stessi, con il nostro cuore, con la nostra anima, con il nostro corpo veramente, metterci davanti a Dio ed adorarlo in questa mattina, perché Lui è degno di adorazione, perché Lui è il Signore. Solo tu sei degno di
do a te l'adorazione, solo te voglio adorare, solo tu sei degno di lode, do a te tutta la lode, do a te l'adorazione, solo te voglio adorare, solo tu sei degno di lode, do a te tutta la lode, do a te l'adorazione, solo te voglio adorare, solo tu sei degno di lode. Amado.
sul tuo trono sta. Signore, sul suo trono sta, noi ti incoroniamo re, e regniamo con te. Altissimo! I nostri cuori, grazie perché tu sei presente in questo luogo come il potente che salva, grazie perché tu sei presente in questo luogo come il consolatore, grazie perché tu sei presente in questo luogo come colui che ci vuole incoraggiare, ci vuole spingere ad andare avanti senza voltarci indietro. Grazie Re di gloria, grazie Re dei Re, grazie Principe di pace, grazie Dio potente, grazie perché tu sei qui e noi sappiamo che la tua parola oggi cambierà le nostre vite, perché non torna mai a te a vuoto. Noi ti vogliamo esaltare Re, noi ti vogliamo ringraziare, adoriamo il Signore, invitiamolo, apriamo i nostri cuori, diciamogli benvenuto Spirito Santo, forza, tu sei l'Altissimo, tu sei il Signore dei Signori, il Re dei Re, alleluia, grande sei, sul suo trono sta, noi
Padre, benvenuto, accomodatevi un attimo. Oggi sarà una giornata intensa. Abbiamo tante cose da fare, tante cose da dire. Volevo fare però un annuncio io, prima che arriveranno gli annunci dopo. Il nostro amato dolce Pulmino ci ha abbandonato. Caput! Anzi, bisogna andarlo a recuperare perché è vicino a Siena. Quindi, se qualcuno conoscesse, avesse notizie di un van a 9 posti in buone condizioni, fatecelo sapere che provvederemo a sostituirlo. Anche perché c'è la mia macchina che fa avanti e indietro, giusto Massimo? Hai capito? Quindi, il Pulmino ci ha lasciato, se qualcuno conosce qualcun altro che vende un Pulmino a 9 posti, in buone condizioni, ce lo faccia sapere che provvederemo a visionarlo. Amen, visto che il Pulmino ci ha lasciato, allora con gioia facciamo la nostra offerta, così. Che qui per la prima volta non si sente obbligato di mettere nulla, che invece conosce i principi di Dio, lo faccia con gioia. Se non hai gioia nel dare, è meglio che non dai. Se invece c'hai gioia, pensa a dare di più. Ok? Perfetto. Signore, grazie per questa giornata. Signore, benedisci questa offerta, Signore, che venga fatta con un cuore allegro, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Che Cristo è la vita, sarà piena la terra della sua gloria, si coprirà come le acque coprono il mare, sarà piena la terra della sua gloria, si coprirà come le acque coprono il mare. Sforzati di essere valente, alzati e grida a tutte le nazioni che Cristo è la vita. Sarà piena la terra della sua gloria, si coprirà come le acque coprono il mare. Sarà piena la terra della sua gloria, si coprirà come le acque coprono il mare. No, non c'è altro nome dato al mondo. Gesù Cristo è il Signore. No, non c'è altro nome dato al mondo. Gesù Cristo è il Signore. Sarà piena la terra della sua gloria, si coprirà come le acque coprono il mare. Sarà piena la terra della sua gloria, si coprirà come le acque coprono il mare. Come le acque coprono il mare, come le acque coprono il mare.
Amen, accomodatevi. Grazie. Annunci. Il microfono è brutto, mi dicono, non lo so, io non mi sento. Buongiorno a tutti. Dal 29 aprile al 2 maggio si terrà a Palermo la conferenza Elim. Il costo sono di 180 euro più il volo. Chi vuole iscriversi può farlo fuori al banco. Sabato 24 alle ore 16 c'è la riunione degli adolescenti. Ricordatevi di leggere i versetti. Dal 20 e il 21 di febbraio ci sarà qui in chiesa la conferenza Vincere la sfida con il pastore Raja. È una conferenza aperta a tutti, il costo sono di 15 euro, compreso il pranzo del sabato. Chi è iscritto alla scuola biblica non paga e prenota solo il panino. Continuano le promozioni in libreria, ci sono gli sconti del 20% su alcuni libri. E infine, se c'è qualcuno qui con noi per la prima volta, se alza la mano vi diamo un piccolo benvenuto. Grazie. Per la conferenza del 21 di febbraio, inizierà il venerdì, quindi il 20 di febbraio. E adesso faremo i volantini, ci sono già stati fatti, li metteremo in bacheca. E per chi lo ha conosciuto, io ho provato a invitarlo, dov'è Nina? Nina, abbiamo provato a invitarlo quasi dicendo chissà se viene, perché è stata una nostra conferenza Elim. E appena Nina gli ha detto se poteva, gli avrebbe fatto piacere venire a Livorno, ha detto subito sì. Chiaramente sono passati 2 anni, perché è un uomo veramente impegnato, invitato a tante conferenze, però credo che sia l'unica tappa in Italia, quella di Livorno, quindi verranno anche da altre chiese, per quello abbiamo fatto l'iscrizione, perché non è giusto per chi è iscritto alla scuola biblica, perché è una giornata di scuola biblica, che debba pagare, chi invece viene no, quindi... L'iscrizione vale anche e soprattutto per chi arriverà da fuori, ma anche per chi non è iscritto alla scuola biblica. Quindi vi invito a riflettere veramente, perché sarà veramente un weekend, credo, glorioso. È un grandissimo strumento nelle mani di Dio. E i pastori qua davanti dicono sì, perché lo hanno conosciuto. E l'unica tappa che fa in Italia è Livorno. Vi ricordate, 3 anni fa è venuto il nostro amico Luis Cabral perché aveva sentito da parte di Dio di portare un messaggio a questa chiesa, è arrivato dall'Australia. E lui fa l'unica tappa a Livorno e arriva dall'Australia. Che ci sia una connessione con l'Australia? Mi tocca andare in Australia, ma chissà. Bene. Che meraviglia, senti che silenzio. Tutti chiedono, adesso che facciamo? Adesso invito una chiacchierona, ma una chiacchierona, Carla. Carla è una chiacchierona, ha detto voglio venire a parlare, a raccontare tutto quello che Dio ha fatto per me. Carla e Antonio qui, assieme a tutti i bambini, che presentiamo Andrea oggi. E assieme a loro, vieni Carla, vieni chiacchierona, vieni. E assieme a loro c'è anche Fabiana e Francesco che presentano Isabella. Sono amici, hanno deciso di presentarli assieme perché erano in ospedale assieme. Giusto? Non devi parlare, dimmi se è giusto. Giusto? Giusto, ok. No, non è giusto, va bene. Io faccio l'improvvisato, lo sai, eh? Buongiorno a tutti. Ma cosa fai? Parla. Parla. Parla, parla qua. Aspetta, aspetto la mia amica, eh. È venuta là in fondo e mi fa, ma io non parlo, io non... Cosa hai detto in napoletano? Non caccio parole, cosa? Non dico niente. Non dico niente, proprio niente. Allora, oggi c'è la presentazione di Isabella e Andrea, che io e Fabiana ci siamo conosciute all'ospedale, tra le visite di routine, e abbiamo scoperto che si frequentava la stessa chiesa. E quindi la presentazione si fa oggi insieme.
nulla che dire. Io voglio ringraziare il Signore con questo gesto di avermi dato il terzo dono meraviglioso. E chi ha seguito la mia gravidanza, Stefania, Anna, possono confermare che Andrea, prima di arrivare nelle mie braccia, è stato nelle mani del Signore. Nulla, poi volevo approfittare, sono emozionatissima, di questa occasione per fare un augurio di buon compleanno a mio suocero, una persona meravigliosa che ci ha sempre sostenuto, un grandissimo uomo di forza, coraggio e animo, il nostro palo portante, che oggi è qui e compie 60 anni. Auguri! Auguri da tutti noi. Grazie a tutti. Lui è mio suocero. Bene, mentre sono tutti qui, noi ci sciogliamo con un canto. Così. Intanto prendiamo un po' di foto. Sono dei redditi.
Evangelici, non crediamo nel battesimo dei neonati, non è riscontrato in nessuna parte della parola di Dio e neanche nei testi della Chiesa primitiva e nei padri della fede, ma i bambini erano presentati e dedicati al Signore. Anche Gesù lo è stato dopo che si ebbero compiuti i giorni della purificazione, normalmente 40, fu portato e fu presentato e dedicato al Signore. E quello che facciamo noi è proprio questo, quello di dedicare i nostri figli al Signore, chiedendogli grazia, protezione, benedizione, e vogliamo pregare che un giorno loro, attraverso l'esempio dei genitori, potranno a loro volta decidere di testimoniare che sono diventati figli di Dio con l'atto del battesimo, perché il battesimo poi lo faranno successivamente, quando saranno consapevoli della loro fede in Cristo Gesù. Quindi noi ci limitiamo a presentarli e a dedicarli al Signore. Ora, cosa mi guardi te? Siamo già amici. No, perché io ho la schiena in panne. Sono due, 7, 7, 14, ragazzi. Quanto pesa lei? 9 pure. Mi raccomando, aspettate che abbiano 10 anni a portare i bambini a presentarli, così. Allora voglio invitare gli anziani, mia moglie, pastore Marco, vogliamo imporre le mani sulla famiglia. Lui è Andrea, lei è Isabella. Io adesso li prendo in braccio, aspetta. Vogliamo chiedere la benedizione e la grazia del Signore sulla loro vita, sia sulla vita di Andrea, sia sulla vita di Isabella. Signore Dio potente e meraviglioso, noi ti diciamo grazie per questi doni che tu hai voluto dare a Fabiana, a Francesco, a Carlo e Antonio, Signore. Ti diciamo grazie, Signore, perché sappiamo che i figli sono un tuo dono, Signore. La tua parola dice: beati coloro che ne hanno il turcasso pieno, Signore. E noi, Signore, siamo gioiosi nel presentarti e nel dedicarti queste due creature, Signore, questi due doni, Signore, affinché tu possa prendertene cura, affinché tu li possa benedire, affinché tu li possa proteggere, Signore, affinché tu li possa aiutare a crescere forti, Signore, e dare sapienza ai loro genitori, ai loro parenti, Signore, di allevarli nelle tue vie, affinché quando saranno grandi si ricorderanno dei loro insegnamenti e potranno accettarti come loro personale salvatore. Benedicili, Signore, benedicili, Signore, nel nome di Gesù, e usali per la tua gloria già da ora all'interno delle loro case, in Cristo Gesù. Amen. Amen. Amen.
È una gioia veramente poter pregare che i nostri figli un giorno potranno essere dei servi di Dio. Questo è il nostro desiderio. Io credo che il desiderio di ogni padre, di ogni madre che ha conosciuto Gesù possa essere solamente questo. Il desiderio che i nostri figli un giorno potranno servire Dio, potranno essere degli strumenti nelle sue mani. Amen. I bambini possono andare. Oggi abbiamo una coppia pastorale di Roma, sono due amici, sono parte del nostro movimento e sono ottimi insegnanti. Ieri abbiamo goduto veramente di un tempo straordinario, hanno insegnato sul libro di Giosuè, è stato fantastico, abbiamo voglia di andare a conquistare tutto quello che c'è qua attorno. C'ho anche la lancia pronta, puntata verso Ai, ai ai ai, ai ai ai. Bene, quindi voglio invitare il pastore Marco Altamira. Veronica, se ci vuoi dare un saluto, ti tocca, ti tocca. Grazie, pastore Marco. Ti lascio questo. Venerdì ho fatto la vaga, non ho voluto. Dio vi benedica, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ah, ci siete. Siete svegli, a quest'ora non è poco, vero? Veramente siamo felici, questo tempo, questo fine settimana è stato stupendo, che dire, è sempre una gioia enorme trovare i vostri pastori che sono carissimi al nostro cuore e tanti amici e fratelli cari che abbiamo qui in mezzo a voi. Quindi forse voi dite, ah ma sì che benedizione, ma la benedizione è stata tutta nostra, quindi niente. Ieri pure il fatto, stamattina parlavo con una sorella e dicevo, veramente noi eravamo contenti di poter condividere il libro di Giosuè, perché è una benedizione tremenda, un incoraggiamento, una sfida per la nostra vita. E mi è rimasta qualcosa di quello che abbiamo condiviso ieri con Marco nel capitolo 4 di Giosuè, quando dopo un miracolo, un'opera tremenda, un miracolo di Dio che si è aperto il fiume Giordano e Giosuè ha comandato al popolo di prendere delle pietre, no, dal fondo del fiume che era aperto, quindi era secco, e fare un monumento per ricordare quello che Dio aveva fatto. E io pensavo a quelle pietre che sono un monumento, una testimonianza delle opere grandi che Dio fa, in quel caso nel popolo di Israele, però anche nella nostra vita. In quanti di noi il Signore ha fatto dei miracoli, delle opere grandissime, delle benedizioni, anche forse il fatto che oggi sei vivo e che sei qui è già un'opera grande di Dio. E mi è venuto in mente il passo di Prima Pietro, capitolo 2, dove dice anche voi siete pietre viventi. E pensavo, ognuna di quelle pietre messa là come un monumento siamo noi. Siamo noi che siamo stati presi dalle tenebre, dice Pietro in quel capitolo, no? E quindi dal profondo dell'oceano, dal mare, dal fiume dove ci trovavamo, no? E forse se Dio ha fatto questo nella tua vita te lo puoi ricordare molto bene, come eri coperto dalle acque, coperto dagli abissi, ma il Signore ti ha preso e ti ha messo adesso in terraferma, in terra secca, per essere una pietra vivente, come dice quel passo, una nazione santa, per annunciare le virtù di colui che ci ha chiamato dalle tenebre profonde alla luce ammirabile. Quindi anche tu sei un monumento, lo sai? Di a qualcuno che io sono un monumento. Vengo da Roma, quindi ci sono tanti monumenti bellissimi. Anche tu sei un monumento, ma non per bellezza, ma per raccontare le virtù di colui che ti ha chiamato dalle tenebre alla sua luce ammirabile. Dio ti benedica in questa mattina e
quello scopo che Dio ha per la tua vita si possa adempiere. Amen. Dio vi benedica a tutti. Ogni occasione che possiamo essere qui a Livorno è per noi sono dei giorni che aspettiamo con un'ansia, ma da quella buona. Quell'ansia buona è quella che parla di quel desiderio di un incontro, di ritrovare delle persone bellissime che amiamo, che stimiamo, che abbiamo imparato ad amare nel tempo in cui abbiamo potuto conoscerci. E voglio in questo momento, a nome anche di Veronica, quello mio, porgere tutta la nostra gratitudine a motivo di tutto il vostro affetto, a motivo di tutto il vostro amore col quale sempre ci accogliete, ci ricevete. È stato veramente straordinario questo weekend essere qui e siamo onorati di poter avere questo spazio anche per poter condividere la parola di Dio. Io ringrazio con tutto il mio cuore i vostri pastori, Dante, Valeria, per la fiducia rimessa nei nostri confronti, soprattutto quello, però davvero sinceramente per il fatto di averci dato uno spazio per poter mettere un granello, un contributo di quello che abbiamo potuto ricevere, conoscere. Siamo grati perché siamo consapevoli che non è che diventiamo amici così, sino che è il Signore che unisce. E la cosa straordinaria in Cristo è quello di poter conoscerci qui sulla terra, ma è una relazione che inizia per l'eternità. Ed è una cosa straordinaria. In tanti momenti dell'anno il ricordo viene alle nostre menti, il vostro ricordo, e quello ci incoraggia. Per quello dicevo che dopo, quando arrivano i giorni in cui riceviamo il vostro invito, è un'ansia di quelle buone di poter ritrovarci. Questo fine settimana è stato stupendo, voi fratelli ci avete stupito, perfino mettendoci in condizione la macchina, cioè una cosa incredibile, veramente. Voglio anche porgere i saluti della nostra chiesa a Roma in questo momento, proprio in questo momento stanno loro anche celebrando la riunione e quindi vi salutano con tanto amore. Ci siamo contattati stamattina. Questa riunione è così particolare. Il Signore Gesù Cristo è in mezzo a noi, anche se non lo vediamo. Quanti respirano? C'è qualcuno che respira? Non tutti alzano la mano, per cui magari qualcuno non respira. Perché dico questa cosa? Perché tu nemmeno ci pensi che l'aria c'è, no? La vedi l'aria che respiri? Così è la presenza di Dio, cioè Lui non lo vedi, ma che tu non lo veda non nega la sua presenza. Egli è qui. Basta guardare alcuni volti per capire che è una verità ciò che stiamo dicendo. E in questa mattina c'è un invito, non nostro, ma da Lui, a poter conoscerlo e a poter rimanere stupiti della sua presenza. Voglio invitarvi ad aprire la Bibbia sul Vangelo di Luca, Vangelo di Luca capitolo 10. Per poter trovare in questo capitolo, in questo brano della scrittura, una storia che per diversi fattori io amo molto, una storia bellissima, è la storia di un incontro. Ci sono degli incontri belli, no? Questo brano della scrittura ci racconta proprio questo, è la storia di un incontro fra Gesù e una famiglia. Per cui più che mai oggi questo brano è così adatto all'occasione. Abbiamo visto qui 5 minuti fa, abbiamo potuto godere 5 minuti fa di un momento così bello, così intenso, con delle famiglie. Quindi questo brano è particolare. Io ho pregato intensamente che questa storia possa raggiungere il cuore, particolarmente di coloro che forse ancora non hanno incontrato Cristo Gesù. E questa storia contiene un invito. Luca capitolo 10,
leggendo soltanto quattro versetti, dal versetto 38, Luca capitolo 10, dal versetto 38, dice la scrittura: ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli, e questo egli si riferisce a Gesù, parla di Gesù, egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Or ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dilli dunque che mi aiuti. Ma Gesù rispondendole disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Voglio invitarvi, per cogliere ancora un pochino di più questa storia, a rileggere soltanto dal 40, dal versetto 40, o iniziando dal 39, così possiamo metterci bene sull'argomento. Ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù rispondendole disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Se possiamo tenere aperta la Bibbia per in qualche momento andare a vedere qualche parola speciale di questa storia. La storia di un incontro. Gesù era un personaggio pubblico. Oggi troviamo in certe pagine di Facebook, no? Il nome sotto dice personaggio pubblico, no? Perché era, la sua fama era nota. Ed era nota non perché era una rock star, ma era conosciuto pubblicamente per il fatto delle meraviglie che egli operava, dei miracoli che egli faceva, di come lui incontrava le persone, e le sue parole non erano discorsi, sennò che erano, come l'Apostolo Pietro lo disse, parole che portavano vita in se stesse, che toccavano, raggiungevano e trasformavano la vita di quelli che lo ricevevano, perché ci sono stati anche quelli che l'hanno rigettato, che l'hanno rifiutato, che l'hanno lasciato passare come uno in più. Quindi, perché sto dicendo questo? Perché, certo, Gesù arriva a questo villaggio in cui abitava questa famiglia, no? Marta, Maria, erano due sorelle, e certo, cioè nasce quella cosa di dire: Gesù è qui, lo invito alla mia casa. Non so quanti di voi avresti fatto la stessa cosa. No? E il Signore entrò in quella casa, come abbiamo appena letto. E come lui entrò, si manifestò lì, si presentò lì, o sono stati manifestati lì, due reazioni. Marta che subito si adopera, si mette all'opera, non so che cosa si è messa a fare, magari le lasagne, non lo so che cosa si è messa a fare lì. E Maria, la sorella, che subito si mette ai piedi di Gesù e si mise a ascoltare. Quindi è una storia molto precisa, molto particolare, perché, come abbiamo appena letto, c'è stata una reazione a queste manifestazioni, no? Cioè, da una parte Marta dice: ma guardate, questa qua mi lascia da sola a servire, a preparare, a fare tutto, invece lei tranquillamente si mette lì e si lamenta col Signore, come l'abbiamo appena letto. E lei l'ha fatto perché dava per scontato, dava per certo che il Signore cosa avrebbe detto o risposto. Senti, non vedi che
tua sorella non ce la fa, dai, per cortesia, aiutala, dopo parliamo. Ma invece la risposta di Gesù è stata una risposta che forse la possiamo anche capire approfondendo un pochino, che non è stata una risposta magari formulata cortesemente. Non è stata una risposta molto galante, perché le dice Marta, è come che in altre parole, non un po' parafrasando o interpretando, come che Gesù dice Marta, tu non capisci ciò che sta succedendo qui. Tu ti preoccupi, come è scritto, no? Ti inquieti, sei assorta da tante faccende e non ti stai rendendo conto di ciò che sta succedendo oggi qui a casa tua. Invece tua sorella, sono 27 anni che conosco Gesù, non sono molti, ma neanche sono pochi. E ogni volta che io leggo questa storia, quelle parole di Gesù penetrano fino in fondo del mio cuore, perché lui dice, lei ha scelto. E che Gesù Cristo, Dio, faccia un riferimento del genere a una scelta umana, non è una cosa di poco conto. Dice, lei ha scelto, quello che lei ha scelto io non glielo toglierò. Per questo dico, è un atteggiamento, una risposta che magari, d'accordo all'estereotipo che si presenta da Gesù nella nostra società, magari nessuno mai avrebbe pensato che Gesù potesse rispondere così, in una maniera, ripeto, al mio modo di intendere, poco galante, poco gentile, non perché sia violenta, se no per quello che dice. In altre parole le sta dicendo, tu non capisci niente. Io so che noi uomini siamo un po', per dire gentilmente, ora sì, un po', orientati in altri aspetti, siamo pratici, cioè andiamo proprio al sodo, no? Invece la donna, anche per creazione, no? È meno male, sottolineo, meno male, riescono a rendersene conto di tante cose che noi non ci riusciamo. Perché sto dicendo questo? Perché certo, io mi immagino che proprio ora, magari molti di voi state, o molte di voi, donne, magari state pensando, ma è strano questo discorso, perché chi non avrebbe capito che se io ho Gesù a casa lo voglio onorare? Voglio preparare qualcosa come per farlo sentire come? Bene, il più che io possa fare. Credo che molti di voi avreste fatto la stessa cosa. Ma sembra che Gesù non capisce così le cose. Sembra che Gesù dice una cosa diversa, no? Perché farmi almeno, cioè tu ricevi un ospite a casa e che ne so, gli dice forse ti faccio un caffè, cioè perché tu ci tieni a quella visita. Ma evidentemente Gesù la pensava diversamente. E una cosa che dobbiamo capire è questa, che il Signore non è interessato agli aspetti sociali. Lui non è interessato a tutte quelle forme giuste anche che a volte noi ci teniamo così tanto. Certo, capendo anche la migliore intenzione del cuore di poter far sentire bene una persona nel massimo delle condizioni che noi possiamo fare. Ma noi dobbiamo capire che quando Gesù entra in una casa, e la casa può essere la vita, o in primo grado dovrebbe essere la vita e non la struttura, quando Gesù entra in una casa non entra lì per compiere una cerimonia, non entra lì per ricevere l'onore di una formalità, non entra lì per ricevere aspetti sociali che devono essere tenuti in conto
Per motivi, ripeto questo, per motivi sociali o di buona educazione, lui entra lì perché lui vuole darci qualcosa di cui noi abbiamo bisogno. E allora Gesù risponde in quella maniera perché è lui che viene a darci, è lui che viene con una benedizione, è lui che viene con qualcosa che ci trasformerà, che ci darà una risposta. È lui che ha in mano quello che può cambiare il destino della nostra esistenza, iniziando dalle condizioni della nostra realtà odierna. Gesù non è modellato dalle abitudini di una società umana. Lui è modellato dal principio del suo regno. E lui vuole che tu, come me, possiamo avere la gioia eterna di poter entrare in quella sua realtà. E ora la sua visita significa sì un onore, ma il modo di onorare Gesù e di farlo sentire al suo agio è quello di metterci ai suoi piedi e di ricevere ciò che lui ha per darci. Lui non viene con regali, lui non viene con degli omaggi per aiutarci magari in una situazione particolare e aiutarci a uscirne fuori. Lui viene con delle benedizioni che lui vuol donarci, che lui vuol trasferirci, che lui vuole consegnarci, perché ha un proposito. Non è soltanto in risposta a una eventualità, a un qualcosa di circostanziale, quando Dio viene o quando Gesù viene a toccare, a visitare e a toccare una persona, una vita, è perché non soltanto lui vuole benedire quella vita, la vuole benedire, ma anche con un proposito, con un obiettivo ben chiaro. Quindi voglio invitarvi a vedere in questa storia alcuni particolari. È da notare, è rilevante che Gesù, il Signore, dice a Marta: Marta, tu ti inquieti, ti preoccupi, ti lasci assorbire, catturare da tante faccende, ma la tua sorella Maria ha scelto la parte migliore. E il Signore dice, se voi lo potete anche vedere, perché è una parola che a me mi tocca profondamente, mi fa riflettere, perché lui dice: una cosa è necessaria. L'avete letto? Dice così. Gesù dice: è necessaria una cosa. Quanto è brutto quando siamo sommersi in 523 faccende, magari contemporaneamente tutte. Ma Gesù dice: una cosa è necessaria. E Maria ha scelto. E ha scelto la parte migliore. In questa mattina il proposito è questo: che la presenza del Signore che è in mezzo qui noi ci aiuti a scegliere la parte migliore. Ci aiuti a scegliere la parte migliore. Sicuramente molti di noi siamo in questo momento, in questo tempo, magari anche in questi propri giorni, catturati, prigionieri da tante cose. Credo che magari c'è un'alta probabilità di che si trovino persone oggi qui in questa circostanza. Quindi voglio invitarvi a vedere tre aspetti di questa storia. Ci piacerebbe saper o poter avere la possibilità di poter scegliere la parte migliore? Io credo di sì, sarebbe segno di salute mentale. Saper come faccio a scegliere la parte migliore? Come faccio a poter, in tutta quella voragine, in tutta quella situazione infinita che mi si mette davanti, poter scegliere la parte migliore? Come faccio? Voglio invitarvi a vedere in questa storia tre aspetti che possono darci una risorsa, che possono darci una maniera. La prima è che dovremmo disporci a cosa? Dovremmo disporci nel nostro cuore a intendere. Dovremmo, ripeto, disporci a intendere. Perché, ripetendo le parole del versetto 39, vediamo Maria, che cosa fa Maria?
si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Disporci a intendere cosa? Quello che Maria aveva capito. E a me piace questo punto perché significa una comprensione che va al di là di un fatto puramente intellettuale. Quello che Maria capì chi era la visita che stava in quel momento a casa sua. Non era la visita di una persona influente che magari può dare una buona parola per me e ottenere un lavoro o risolvere una situazione. No, non era quello. Era Gesù il Signore che stava lì. Lei conosceva la fama di Gesù e conosceva o credeva chi era Lui. Per questo parlo di intendere e di disporci nel nostro cuore a intendere. Lo ripeto, Gesù non era interessato al Galateo. Gesù non era interessato alla formalità. Gesù non era interessato a ricevere gli onori di una convenzione sociale. Lui era interessato a poter trasmettere quello che lui voleva dare. E Maria lo capì. Perché lo capì? Non perché era più sveglia di mente. Lo capì perché nel suo cuore riconosceva, se ne rendeva conto, di ciò che stava succedendo in quel giorno a casa sua. Parafraseando, o non so se parafraseando, interpretando un po', giocando con l'immaginazione, credo di non sbagliare. Credo che Maria avrà fatto contatto con quella conclusione, con quel modo di dire, è il Signore che è entrato in casa mia. E allora qual è il mio posto? Se è il Signore, il mio posto è ai Suoi piedi. Il mio posto, la mia posizione è quella di ricevere. Per questo lo ripeto, Gesù non era interessato alla formalità e credo che qui abbiamo un punto molto importante da poter capire e vi invito per favore, non soltanto con la mente, ma di riuscire in qualche maniera a aprire la nostra vita. Questo non è un messaggio. Questo è qualcosa che viene proprio dal cuore di Dio e che può toccare te in questa mattina se noi ci disponiamo. Perché, lo ripeto ancora, è un fatto del cuore intendere, non è un fatto intellettuale. E allora dicevo, c'è un qualcosa di molto particolare, molto importante che vorrei sottolineare, perché c'è un pericolo con le forme, c'è un rischio con le forme. Qual è il rischio? Quando io dico le forme mi riferisco al rito, mi riferisco alla cerimonia, mi riferisco ai convenevoli sociali, mi riferisco al protocollo, mi riferisco al fatto di creare una situazione per puramente esterna, anche se l'intenzione sia buona, anche se il cuore porti con sé il miglior volere. Ma qual è il rischio quando uno si lascia entrare o andare in quel pensiero che ci dice a volte che dobbiamo tenere una certa struttura, organizzazione, cerimonia o rito o formalità per poter far gradire Dio? Qual è il rischio? Il rischio è quello che successe a Marta. Cosa le successe? Il rischio è che quando ci teniamo a tutte queste cose è molto probabile di perdere la realtà di ciò che sta succedendo. Non so se sono riuscito a spiegarmi ciò che intendo trasmettere. Però quando una persona mette su tutta la sua attenzione, tutte le antenne, tutta la sua attenzione, disposizione a osservare le forme esterne per cercare di far omaggio o gradire, in questo caso la persona di Gesù, corriamo il rischio di non rendercene conto di ciò che sta accadendo. Che cosa sta accadendo? Domandiamole a Maria. Il Signore è a casa mia. Wow! Se Lui è a casa mia, io non devo fare niente se non essere alla Sua presenza. Perché me ne rendo conto che le posso dare io?
Sono io a dover ricevere da Lui. E il rischio delle forme è quello di farci perdere la realtà. Per questo dico, un primo aiuto che possiamo avere per saper scegliere la parte migliore è disporre il cuore a intendere. Egli è qui in questa mattina. Non lo stupiremo con una forma, lo stupiremo con un cuore assetato. Lo stupiremo con un cuore che dica: Signore, mi metto ai tuoi piedi, te riconosco come ciò che mi serve per vivere. Voglio conoscerti. Così lo stupiremo. In questa maniera. Primo punto. C'è un esempio nella scrittura, non per motivi di tempo, sto vedendo l'ora che è, per motivi di tempo non voglio andare a leggerla, ma c'è una storia nella Bibbia che ci parla del profeta Daniele. Sicuramente alcuni di voi non soltanto conoscete di chi sto parlando, ma forse quando dirò qualcosa in più conoscerete anche il momento della storia che sto riferendo. Perché questo uomo, Daniele, un uomo di Dio, un servitore di Dio, un profeta del Signore, a motivo di certa situazione molto delicata e particolare, dice la scrittura che si mise a cercare la presenza di Dio intensamente. E ciò che è successo è che il Signor Gesù Cristo stesso apparì davanti a lui. Lo potete trovare questa storia, per chi è interessato, nel libro del profeta Daniele, il capitolo 10. Ma dice la scrittura che il Signore stesso gli apparve. E quando gli apparve, il Signor Gesù Cristo stesso, che era quello che in quel giorno era a casa di Marta e Maria, guardate il caso, tra virgolette, caso. Dice proprio le parole che noi stiamo dicendo oggi qui. Perché si presenta lì e gli dice: Daniele, tu sei molto amato. A quanto vi piacerebbe sentire quelle parole da Gesù? Un incontro di questo genere. Cioè, Daniele, molto amato. E lui dice queste cose: dal primo momento in cui ti sei disposto a intendere, le tue parole sono state ascoltate. E a motivo di esse io sono venuto. Dove sta il segreto? Quando il cuore si dispone a intendere. A intendere cosa? A intendere che devo cercare la presenza di Gesù. A intendere che mi serve Lui. A intendere che, come Lui stesso disse in un'altra occasione e per altri versi, senza di me non potete fare nulla. Quindi oggi è il tempo di far da parte la cerimonia, di far da parte il rito, di far da parte la formalità, perché non possiamo stupire Dio in quella maniera. Lo stupiamo con un cuore aperto, lo stupiamo con un cuore riconoscente, lo stupiamo con un cuore che sa riconoscere la propria posizione nei suoi confronti. Io sono creatura, tu sei colui che mi ha dato la vita, io sono ai tuoi piedi. Amen. Primo punto, disporci a capire. Il secondo, semplicissimo il secondo, lo abbiamo già detto almeno tre volte. Il secondo è scegliere. Il secondo punto è quello di deciderci ad agire. Non è vero che moltissime volte mi è caduto il microfono. Ai tuoi piedi. No. Ho negato tutto il messaggio in un secondo. Grazie. È una strategia per ancora lasciare più saldo quello che stavo dicendo. Dicevo, il secondo punto è quello di deciderci a agire. E perché? Perché molte volte ci succede. Quanti sono esseri umani? Spesso ci succede che, certo, desideriamo sinceramente, con tutta la nostra integrità, desideriamo molte cose, ma è anche vero che tante di quelle cose rimangono soltanto in un buon desiderio, che non riusciamo a concretizzare, a materializzare
a farlo diventare realtà, e rimane lì come una buona intenzionalità. Sicuramente vi era capitato, quando viene magari un fratello nella fede, no? E ti dice, ma ancora con quel problema, ancora, e tu gli dici, ci ho provato, io vorrei. Il Signore sa quanto io voglio. Io dico sempre, perché imparando, no, dalla scrittura, io dico sempre, e lo dico prima per me stesso ovviamente, dobbiamo passare dal volere al fare. Dobbiamo passare dal desiderare al realizzare. Maria lo fece. Deciderci ad agire. Certo, io posso decidermi ad agire quando ho inteso, quando ho capito. Maria lo fece. E a me piace tantissimo, lo ripeto ancora, Gesù dice, lei ha scelto. E io mi immagino il cuore di Gesù pieno di gioia, molto di più che con il migliore caffè o i pasticcini. Non trovi? Io capisco questo da questa storia, perché lei dice, Maria ha scelto. Se tu vuoi stupire Gesù, scegli. Scegli per lui. Lei ha scelto, e Gesù dice un qualcosa forte, perché dice, non le sarà tolta la sua scelta. Nel Vangelo di Giovanni il Signore stesso dice che coloro che sono nella sua mano il silenzio è perché mi emoziona ricordare quelle parole, perché tante volte mi hanno incoraggiato, che coloro che sono nella sua mano nessuno vedo lo stesso atteggiamento in questo momento. Gesù dice, lei ha scelto, e quello che lei ha scelto io lo custodirò. Non le sarà tolto. Questa è la potenza di un incontro con Gesù. Non è soltanto avere il momento di esprimere la nostra religiosità, non è solo il momento di poter avere le condizioni, di poter esprimere il meglio che nel nostro miglior cuore vorremmo esprimere. Dovremmo trasformare la visita in dimora. Io non voglio che Gesù mi visiti, io voglio che lui rimanga. Una visita arriva e dopo? ...27 anni fa io lo ricevette, e anche con tante debolezze, anche con tante cadute, anche con tanta testardaggine, ma mi sono deciso a mai lasciarlo andare, perché anche se sono molto testardo e duro, sono riuscito a capire il privilegio, l'onore di essere nella sua mano. Ma bisogna scegliere, e la scelta tocca a te come tocca a me. Maria ha scelto, e la sua scelta non le sarà tolta. Non ti piacerebbe che il Signore sia chi custodisca te, che ti tenga nella sua mano e possa dire a chiunque, da qui non me lo porta via nessuno? Dipende da una scelta, come Maria la fece. Terzo e per finire, che se tu vuoi poter scegliere la parte migliore, dovrai procurare anche di iniziare a sviluppare una passione. Difficilmente le cose buone, le cose a cui teniamo, le cose che amiamo, le cose che ammiriamo, difficilmente le perdiamo. Sai perché non le perdiamo? Proprio per quello, perché uno ci tiene, perché uno ha abbracciato, perché uno è riuscito a apprezzare
il valore che ha. E quando tutti questi elementi ci sono, c'è anche una passione. Questo è ciò che rende così, non differente, così assolutamente opposta la situazione tra la religiosità e conoscere Dio. La passione. Una volta, molti anni fa, non molti, non tanti, una persona a motivo proprio di, in una riunione come questa, no? Al finire la riunione, finita la riunione, una riunione come questa, una persona si avvicinò e iniziò a parlare con me, a dirmi quanto era stato, si era sentito bene, cioè che l'aveva in qualche modo sorpreso, anche stupito, no? Ciò che era successo, ciò che aveva assistito, no? E aggiunse, e che voi latini, dico latini perché Veronica e me siamo nati in Argentina, e voi latini siete caldi. Io ho pensato, non glielo ho detto con queste parole, ho pensato per me, perché all'iniziare il discorso mi era così gradito ciò che la reazione che stavo vedendo in questa persona, ma quando dice quello dentro del mio cuore, dissi io per me, non ha capito niente. Con tristezza, no? Quindi io gli riferì, guarda che quello che hai assistito, quello che hai visto, non è una traccia culturale, non è una cosa caratteriale. Quello che hai assistito, quello che hai visto, sono persone che sappiamo chi è nel nostro mezzo. E non possiamo non avere una reazione, non possiamo non avere una risposta. La Bibbia è centinaia di volte nelle scritture, noi troviamo esortazioni, inviti, incoraggiamenti, insegnamenti, eccetera, a dire adoriamo il Signore con tutto il nostro essere. Lui stesso ci comanda, e proprio per comandamento, ci dice di amarlo con tutta la nostra mente, con tutte le nostre forze, con tutta la nostra anima e con tutto ciò che è in noi. E anche se alcuni li sorprende o li possa essere magari anche motivo di... Questo include anche le proprie passioni e emozioni. È culturalmente accettato che piangere è un motivo di, è un'evidenza di spiritualità. E tutti intendono che lì c'è un qualcosa di molto intenso e forte tra quella persona, ma ridere viene inteso come scandalo. Ma ridere è la manifestazione di una gioia. Quando tu sei gioioso, non hai un sorriso disegnato nella tua faccia? Dio ci ha dato le emozioni, o no? O le abbiamo preso tramite un CD o un programma che abbiamo scaricato? Non è vero che tramite le tue emozioni tu riesci a esprimere siano le tue gioie come anche le tue preoccupazioni, come anche le cose che ti angosciano, certamente, ma anche quelle cose che ti riempiono di gioia, quelle cose che ti riempiono di contentezza, di allegrezza, è vero o no? Quindi tutto il mio essere, e lo troviamo sulle parole di Dio centinaia di volte, perché io utilizzo questa parola, questa espressione di passione, perché so che a Gesù, al Signore, gli piace che io lo ami con passione e non con un fatto intellettuale o di rito o di forma. Come sai o come sapete che hai un debole per le lasagne? A quest'ora una domenica, punto, no? Come riusciamo a capire che io ho un debole per
Ditelo voi. Non ho capito. L'assado. Osvaldo ha fatto una faccia che non ti dico. Come ci arrivi a quella cosa? Che hai una passione debole per quel... Perché lo hai? Perché lo hai? Gustato, lo hai assaggiato. Quanti conoscono la Bibbia sanno che nella scrittura c'è un testo che dice gustate e vedete che il Signore è buono. Beati coloro che confidano in Lui. E quando tu assaggi la presenza di Gesù, ci prendi il gusto. E quando ci prendi il gusto nasce quella passione. E quando nasce quella passione, tu gli dici non andare via. E hai capito che non è una cerimonia, hai capito che non è un rito, hai capito che non è un'abitudine religiosa, hai capito ciò che Pietro aveva capito. Signore, dove andremo? Da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita. Ma io era lì ai piedi di Gesù perché quello che veniva fuori dalle labbra di Gesù non riempiva la sua mente, produceva un risultato dentro di lei. Ma è un'esperienza personale che dipende da una scelta, e la scelta anche dipende dal fatto di aver inteso cosa sta succedendo oggi qui. Ricordiamoci, le forme ci mettono a rischio di perdere quella realtà, perché non ce ne accorgiamo, perché siamo orientati, indirizzati a cercare di compiere una formalità. Ma quando Gesù viene a visitarti, Lui vuole il tuo cuore. Quando Lui viene a incontrarti, Lui vuole te. Non vuole il caffè, non vuole il pasticcino, non vuole il cornetto migliore che tu gli puoi offrire. Lui vuole te. Maria lo aveva capito, Marta no. Ti preoccupi, ti inquieti per tante cose. Ma una cosa è necessaria, e la tua sorella ha scelto la parte migliore e non gliela toglierò. Credo che sia la storia di un incontro molto incoraggiante. Amen. Se gentilmente mi volete accompagnare, e con questo testo voglio finire, al Vangelo di Matteo, il capitolo 9, perché io ho iniziato questo messaggio dicendo un qualcosa che voglio ripeterlo per finire. Matteo capitolo 9, e voglio dirlo per finire perché questo che ho detto all'inizio di questo messaggio l'ho lasciato lì e non ha avuto una non ha avuto un perché. È una strategia per aiutarci a ricordarlo questo perché, perché è importante. Io ho detto che quando il Signore viene e visita, entra in una casa, casa simbolicamente, perché la casa sei tu, non il luogo dove abiti, tu sei la casa, io sono la casa. Quando Gesù viene e intende visitarci, io ho detto all'inizio di questo messaggio, forse qualcuno lo ricorderà, non viene interessato al caffè che le possa io offrire, ma viene interessato a darmi, viene interessato a benedirmi con un proposito. Vi ricordate? Ma non abbiamo detto e non l'ho detto qual è il proposito. E qual è il proposito? E con questo finiamo. Matteo capitolo 9, versetto 35. Se gentilmente possiamo leggere insieme, se lo potete vedere, se avete la possibilità di vederlo nelle vostre Bibbie. Lo ripeto ancora, Matteo capitolo 9, versetto 35. Dice: Gesù andava attorno per tutte le città e villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse, come pecore senza pastore.
Allora egli disse ai suoi discepoli: la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Poi chiamate a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ecco il proposito. Qual è il proposito? Il proposito è che tu, come me, dopo di essere diventati i suoi discepoli, possiamo diventare anche strumenti della sua gloria, della sua potenza. Questo mondo sta morendo, per non dire è morto veramente perché non ha speranza, perché non ha soluzione, perché non ha via di scampo, perché anche se tutti i governi del mondo investono miliardi dei miliardi di dollari o di euro, la valuta che vogliamo dire, cercando di inventarsi qualcosa a livello sociale per cercare di applacare quella cosa che succede negli uomini che non riescono a mettersi d'accordo e si ammazzano l'uno all'altro e non ci riescono. Ma tu e io possiamo essere gli strumenti della potenza e della gloria di Gesù Cristo affinché Lui possa mettere pace in quel cuore che oggi è rovinato. Perché nessun governo del mondo può dare ciò che non gli è dato da dare. Gesù dice: senza di me non potete far nulla. E il risultato è davanti ai nostri occhi. Quindi quando Gesù viene a visitare, a incontrare una vita, viene a incontrarla per riscattarla. La scrittura dice che egli trova l'uomo gettato, buttato per terra, nel fango, dice, di questo mondo, lo rialza e lo fa sedere insieme ai principi del suo popolo. Ma lui fa quello affinché dopo, da te, tu possa essere un suo vaso di liberazione, di guarigione, di potenza per chi non ha quello che tu hai ricevuto. Vogliamo gentilmente chiudere gli occhi e prendere un minuto per poter pregare? Vi invito. Forse qualche persona che oggi ci sta visitando forse in qualcuno sia nato questo desiderio, sia nato questa necessità. Di poter ricevere la presenza di Gesù nella propria esistenza. Se è così, sarebbe il miglior risultato che possa esserci in questa mattina, perché questo significa che hai incontrato non soltanto una risposta o una speranza o una possibilità, significherebbe che hai incontrato chi ti ha dato l'esistenza, chi ti ha dato la vita, significherebbe che hai incontrato colui che ti ha formato, colui che ti ha pensato. Questo è Dio. E in questo momento io vorrei stendere questo invito a chi ancora non lo ha ricevuto a casa sua e poiché ha inteso non solo con la mente ma con la profondità della propria necessità, ha inteso che mi serve questo Gesù,
che ho bisogno di Lui. E forse ancora un passo un pochino più avanti, no? Magari anche credi che Lui è in grado di fare qualcosa per te, come Maria lo credeva. Lo aveva visto operare miracoli, prodigi, perché Egli è Dio onnipotente. La Scrittura dice che il Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Significa che la stessa potenza, la stessa capacità, la stessa idoneità, ma soprattutto lo stesso amore che agiva e fluiva da Gesù quando camminò su questa terra e oggi qui. Lui non è cambiato ed Egli ti ama. Ti conosce meglio di quanto conosci te stesso. Per cui se c'è qualche persona che vorrebbe invitare Gesù a casa propria, e quando parlo della casa parlo della vita, io vorrei invitarvi, chiedervi di esprimerlo, quel desiderio. E la maniera di esprimerlo è soltanto dirlo, lì dove tu sei. Così come Maria era con Gesù e il Signore l'ascoltava, diglielo lì dove tu sei, digli: Signor, ho bisogno di te. Ti sembrerà troppo semplice, troppo facile, ma è veramente così, è una decisione, è una scelta. È così semplice come sembra. Lì dove tu sei, digli semplicemente: Signor Gesù, ho bisogno di te. Vorrei conoscerti, imparare a seguirti. Diglielo con tutto il tuo cuore se lo stai facendo. Non ripetere meccanicamente, dillo con la forza del tuo bisogno. Vorrei conoscerti, vorrei seguirti. Magari dovrai anche chiederle perdono per gli errori commessi lungo la tua esistenza. Magari dovrai chiedergli perdono per le cose che hai fatto male. In Cristo c'è perdono per l'anima tua. Egli pagò il prezzo del nostro perdono morendo per noi sulla croce. Dice la Scrittura che il suo sangue ci lava, ci pulisce, toglie il peso del nostro male, del nostro peccato, della nostra malvagità, del nostro egoismo. Per cui diglielo con fiducia: Signore, perdonami, io riconosco di aver operato male. E se stai facendo, se stai seguendo questo parlare con Gesù, digli anche questo: oggi io ti ricevo come il mio Signore. Con questa espressione le stai dicendo che le stai aprendo la tua vita, la tua casa, affinché Lui possa entrare. Diglielo così, in questa maniera: Signore, io ti ricevo, ti riconosco come il mio Signore e come l'unico in grado di salvarmi. Digli anche questo, digli: Signor Gesù, dammi una vita nuova. Dammi una vita nuova, trasformami. Forse qualcuno sta lottando con pesanti sconfitte di vita, forse a motivo del carattere, forse a motivo di diversi fattori. Allora hai l'occasione, hai l'opportunità, digli: Gesù, trasformami.
cambiami da dentro. Da dentro. Forse qualcuno è malato. Forse qualcuno sta lottando con un'infermità, con un legame, con una vera e propria catena dalla quale non puoi venirne fuori. La sua potenza è qui per guarire. La sua potenza è qui per guarire, la sua potenza è qui per liberare gli oppressi. Signore, nel nome di Gesù, io ti prego ora di toccare, di raggiungere il più profondo di ogni necessità, di ogni bisogno personale. Padre, nel nome di Cristo Gesù il tuo Figlio, io ti prego ora di estendere la tua mano di amore, ma anche potente, per spezzare ogni sorta di legame, per spezzare ogni catena, ogni vincolo che opprime, che schiavizza il corpo, l'anima, la mente. Nel nome di Cristo Gesù il tuo Figlio lo chiedo, insieme ai miei fratelli che si trovano oggi qui. Stendi la tua mano potente per benedire, per rialzare il caduto, per dare speranza a chi speranza non ha, per impartire oggi vita a colui che vita non prova. Ti prego ora, Padre del Cielo, nel nome del tuo Figlio, di toccare ogni mente e di asportare, di togliere ogni tipo di velo che ottenebra, che oscura l'intendimento. Nel nome di Cristo Gesù ti lo chiedo. Leva quel velo che separa, che impedisce agli uomini di capire la tua realtà, la tua presenza reale, manifesta. Nel nome di Cristo Gesù. Grazie Signore. Grazie Signore. Pastore Dante. Amen. Gesù è la soluzione. Gesù è la soluzione. A volte noi cerchiamo soluzioni intorno, guardando a destra e a sinistra, e ci dimentichiamo che solo Gesù è la vera soluzione. Amen. Quindi grazie per questo messaggio. Vogliamo cantare questo canto che è sotto da un po'. Vogliamo poi salutarci dicendo qualcosa di buono alla persona che abbiamo al nostro fianco. Dopo il canto, prima adoriamo un po', ma lasciamoci con un qualcosa di buono. Ricordiamo questo giorno come un giorno in cui abbiamo seminato una parola di fede nella vita di qualcun altro. Amen. Lo Spirito Santo ha parlato, ha seminato nei nostri cuori la sua parola, e noi vogliamo lasciare un seme anche nella vita di qualcun altro. Amen.
ci hai dato oggi, per quello che sei. La mia personale preghiera è che ognuno di noi possa fare la scelta giusta. Così come Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta, che anche noi possiamo fare la scelta giusta che tu proteggerai per noi, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Prima di andare via, semina qualcosa di positivo nella vita di chi è al tuo fianco. Benedici la sua vita. Digli, Dio ti benedica. Che la potenza di Dio possa accompagnarti. Grazie.